Il ministro del tesoro, Timothy Geithner, sembrava una delle teste più promettenti, viene da New York, dalla Federal Reserve di New York. Com'è, che tipo è, perché non funziona? Tu hai scritto nell'articolo di ieri che rischia di essere uno di quelli che aumenterà il numero dei disoccupati, cioè dicendoci che prima o poi Obama lo licenzia. Sì, dunque questo lui non l'ha gradito, bisogna dire, è il mio riferimento alla stampa. Lui pare sia un assiduo lettore della stampa e mi ha mandato un'email dicendo che quello che ho detto non era giusto. Ma è vero, non è uno scherzo. Non è uno scherzo. Ieri me l'ha fatta vedere perché io mi sono stupito, perché l'ambasciata americana, probabilmente solerte, ha tradotto e mandato il pezzo e Geithner l'ha letto e ieri gli ha scritto. Sì, dicendo, anzi ha scommesso, lui ha fatto una scommessa su chi perde il lavoro prima, me o lui, quindi vedremo, speriamo bene, insomma. Qui io subito ho controllato sia col direttore della stampa che col direttore del Financial Times, ma insomma, per ora non ci sono segnali negativi, però non si sa mai, magari stasera va male, insomma. comunque no, sì, lui non ha gradito quello. Comunque è vero che lui è sotto accusa, lui è una persona, lo conosco abbastanza bene perché lui era il capo della Federal Reserve di New York durante la crisi, quindi un po' una figura centrale all'epoca della crisi delle banche, quindi ci ho parlato spesso, è uno molto preparato, che ha anche una visione internazionale, nel senso che lui stava in Giappone all'epoca della crisi del Giappone, è stato dal Fondo Monetario Internazionale, quindi è un politico, un personaggio anche che capisce le dimensioni internazionali della crisi, però il suo problema è stato non tanto l'inesperienza, questa è l'accusa che si fa a Geithner, è inesperto. In realtà è difficile prepararsi a essere ministro del tesoro degli Stati Uniti, non è che ci sono corsi di studio per diventare ministro del tesoro degli Stati Uniti, specialmente in una situazione del genere. Il problema secondo me è stato che lui è stato ingabbiato dalla parte politica della Casa Bianca, il corridoio ovest della Casa Bianca, i fedeli di Obama, la gente che Obama si è portato dalla sua campagna elettorale, dalla sua base di Chicago, in particolare David Axelrod, che è il suo consigliere politico, e Rahm Emanuel, che è il suo chief of staff, il capo dello staff. Tutti e due che erano molto preoccupati che delle misure e anche della retorica non troppo forte sarebbero state deleterie al presidente dal punto di vista politico. Quindi Geithner non è riuscito a fare la politica economica che voleva proprio perché i consiglieri della Casa Bianca glielo hanno impedito. Tra l'altro bisogna dire che c'è stata questa situazione anche un po' strana, per cui Geithner è stato nominato ministro del tesoro, ma Larry Summers, un vecchio ministro del tesoro all'epoca di Clinton, è stato nominato consigliere speciale di Obama sulla situazione per la situazione economica. Quindi Geithner è stato un'altra zoppa dall'inizio e francamente lui questo lo sa e ne soffre. Bisogna vedere se sopravviverà. Secondo me a questo punto, visto che è stato così che Geithner è stato così criticato, è difficile per Obama mandarlo via, perché sarebbe proprio un segnale di debolezza anche il fatto che si fa dettare un po' la legge dai mercati o dagli osservatori. Quindi secondo me Geithner sopravviverà, anche perché si può forse dire che il peggio per lui è passato, nel senso che ormai lui è stato criticato, adesso ci sono altri problemi politici e anche della Federal Reserve, quindi forse lui può anche vivere un po' più tranquillo adesso. Secondo me non durerà molto più della seconda campagna elettorale, forse bisogna già pensare a chi e già si pensa, insomma, già si pensa in America a chi potrebbe essere il nuovo ministro del tesoro nella nuova. E chi si pensa? Ci sono tutta una serie di teorie. C'è una teoria che vuole un ministro del tesoro che venga dal mondo delle aziende, dal mondo delle imprese, che sarebbe una cosa abbastanza interessante, però forse anche politicamente difficile, nel senso che c'è una tensione enorme tra il mondo, tra il pubblico, diciamo, e il mondo delle imprese, e soprattutto il mondo della finanza, insomma. Quindi si è parlato molto di Jeff Immelt, di General Electric, per esempio, che sarebbe una buona scelta, non un bel nome, insomma, però sarà difficile, forse sarebbe difficile anche accettarlo da parte del pubblico e anche da parte di Obama. L'altra scelta di cui si è parlato è un accademico. Secondo me quello sarebbe un errore, perché a questo punto un accademico, cioè, si tratta veramente di rimboccarsi le maniche in questo momento, forse uno dal mondo delle aziende. La soluzione ideale, ma impossibile per me, sarebbe di prendersi uno da Wall Street, dal mondo della finanza, però quello sarebbe politicamente impossibile, cioè prendersi un Jamie Dimon, che è il capo della JP Morgan Chase, sarebbe un'ottima idea, però quello sarebbe difficile dal punto di vista politico. La base democratica penso che non gradirebbe. Non credo che i sindacati accetterebbero.
Ecco, ma dici delle aziende. Il problema è che Obama, che all'inizio era ben visto in campagna elettorale dal mondo, anche delle aziende, delle grandi aziende, oggi invece sembra che si sia completamente rotto il rapporto con le grandi aziende, oltre che col mondo della finanza, delle banche, con Wall Street. Cioè, com'è la situazione? La situazione è interessante. Io per lavoro intervisto, diciamo, capitani industria e capi di Wall Street, so, questa è parte integrante del mio lavoro, quindi ne vedo parecchi, e di solito da buon giornalista inizio con una domanda facile, nel senso dico che cosa volete parlare, di cosa volete parlare, e quasi all'unanimità tutti vogliono parlare del fatto che odiano Obama e odiano l'amministrazione Obama. Questo senza che io gli chieda niente. Quando gli dico poi qual è la vostra seconda priorità, la seconda priorità è che odiano Obama, praticamente. In altre parole, la terza priorità è che odiano l'amministrazione. Ma quindi è diventato una specie di copione ormai per il mondo delle imprese. Un po', e questa cosa, erano troppo in amore prima, adesso sono troppo in odio, perché c'è stato questa quasi cosa abbastanza non vista negli Stati Uniti, che il mondo delle aziende quasi unanimemente si è spostato su Obama durante la campagna elettorale, e anche con contributi importanti alla campagna elettorale sia sua dei candidati democratici. Questa è stata una cosa un po' anche persino Wall Street ha pagato la campagna elettorale di Obama, che è una cosa insomma non tanto comune, di solito che tendono ad essere un po' più repubblicani, e quindi c'è questa però c'è anche questo senso che il governo è contro il business, è anti-business e che non vuole fare delle politiche che aiutano le imprese e la finanza in questa condizione difficile, che vuole solo fare politiche populistiche che servono alla base, che servono al popolo, che servono ai sindacati. Ora, secondo me c'è stato un errore tattico di Obama, che è stato un errore di pubbliche relazioni, che è stato a un certo punto, non so se vi ricordate, l'amministrazione Obama è stata durissima nei confronti delle banche, lo è sempre stata, e quello politicamente andava bene perché le banche erano viste come responsabili o comunque che hanno contribuito alla crisi, insomma non c'era nessuna simpatia per i signori delle banche che si pagavano i grossi bonus, e quindi questo andava bene. A un certo punto c'è stato il disastro ecologico di BP nel Golfo di New Orleans, questo è stato un momento importante in America in cui i disastri ecologici sono molto importanti, in cui e ha distrutto l'economia di una regione che già stava male, perché la Louisiana, il profondo sud degli Stati Uniti, stava già male dal punto di vista dell'economia. Quindi l'amministrazione Obama si è buttata su questo, ricordandosi degli errori dell'amministrazione Bush su un altro disastro naturale, l'uragano di Katrina, e si è buttata subito su questo e ha fatto quell'errore tattico di attaccare il mondo delle imprese attraverso BP, e ha praticamente equiparato il mondo della finanza e il mondo delle imprese nell'odio, e quindi hanno incominciato ad attaccare, la retorica è stata tutta sul mondo delle imprese che stanno distruggendo l'economia americana, e questo ha avuto un effetto shock nei confronti di gente come Immelt o gente di rilievo insomma nel mondo della corporate America, che ha detto ma noi con questo non c'entriamo niente con la finanza, non c'entriamo niente con BP, perché questi ci attaccano, tra l'altro non fanno politiche diciamo a noi favorevoli, ma che cosa sta succedendo? E questo è un golfo che rimane tra le due parti, e secondo me anche dopo le elezioni, visto come sono andate le elezioni, sarà difficile che riescano a colmare il divario, perché adesso la base democratica vuole che Obama vada più a sinistra che non verso le imprese. Ecco, adesso Obama si trova, quali potrebbero essere le cose per recuperare un rapporto con le imprese e soprattutto come è possibile farlo, che tipo di politica è possibile fare nel momento in cui non controlla più la Camera, che è diventata repubblicana? Sì. Il problema fondamentale dell'amministrazione Obama per quello che riguarda le imprese, loro devono, visto quello che diciamo prima sui vari pilastri di ripresa economica, i consumatori, le imprese e le esportazioni, loro devono cercare di persuadere le imprese a spendere i soldi che hanno in investimenti. Ora, le imprese americane hanno avuto un'ottima crisi, nel senso che, a differenza di altre recessioni, sono riuscite a comportarsi in maniera molto disciplinata, hanno tagliato i costi, hanno mantenuto parecchio generazione di utili e si sono tenuti gli utili. Ora, la stima è che il mondo delle aziende americano ha più o meno 1,8 miliardi di dollari nelle loro cassaforti in questo momento, che è tantissimo, è un record, che non vuole spendere, che non sta spendendo. E questo è un problema per le imprese, chiaramente, ma un problema per l'amministrazione americana. Loro devono convincere le imprese a spendere questi soldi, a aprire, diciamo così, le cateratte per riuscire a aumentare l'occupazione e l'economia.
E le imprese hanno chiesto una cosa in particolare, ed è, a parte il ripristino, l'allungamento degli sgravi fiscali dell'amministrazione Bush, questo è a livello personale, però visto che loro sono tra i più ricchi, questo aiuterebbe. L'altra cosa che hanno chiesto è una amnistia, uno scudo fiscale per far ritornare dei soldi che sono parcheggiati fuori. Di quel miliardo e 800 milioni, di quel triliardo e 800 milioni di dollari di cui ho parlato, circa 800 miliardi di dollari sono all'estero. Il regime fiscale americano permette alle imprese di tenere i soldi, di non pagare tasse sui soldi che stanno all'estero, fino a che non li riportano in America. Quindi c'è un incentivo a tenere i soldi all'estero. Ora loro dicono, se voi fate uno scudo fiscale o un'amnistia o anche una tassa molto bassa, li riportiamo indietro e li spendiamo sull'occupazione. E questa è una cosa che i repubblicani stanno spingendo molto, una cosa che forse i repubblicani proporranno anche in congresso adesso che hanno il controllo della Camera. È una cosa che io l'ho sentita parecchio e pensavo magari sarebbe una bella notizia da dare, insomma, in prima pagina sul Financial Times, e quando l'ho sentito dagli imprenditori ho chiamato i signori del Tesoro, i signori di Geithner, e la risposta è stata una risposta che non posso ripetere in un posto così, diciamo, è stata una parolaccia, insomma. Io gli ho chiesto, ma secondo voi è una cosa possibile? E gli ho detto, guarda, tu glielo dici da parte mia, dalle sue pagine del Financial Times, il resto ve lo faccio immaginare. Quindi loro sono contro, l'amministrazione Obama è contro, credo perché sarebbe visto come una specie di mazzetta alle imprese da un certo punto della base. Però certo questo è un motivo, questo è uno dei punti chiave, perché devono sbloccare quei miliardi, quei triliardi che stanno lì. Ma e che politica resta da fare? Cioè, come dire, adesso ti faccio fare un mestiere che non è il tuo, che fai il giornalista, l'analista, invece così, che cosa dovrebbe fare l'amministrazione Obama per cercare di sbloccare la situazione? C'è quello che dovrebbe fare e quello che farà, diciamo, quello che dovrebbe fare è una politica di stimolo, un po' magari con lo scudo fiscale per le imprese, un po' una politica di stimolo, come ho parlato prima, tipo New Deal, no? In cui un effetto shock sull'occupazione. Il problema è che se la disoccupazione rimane a questi livelli elevati, l'economia e anche il malessere sociale non si dissipano, e quindi è importante mantenere la disoccupazione bassa. E quindi una politica di stimolo, per esempio, chi è stato in America sa che l'infrastruttura americana è a livelli pietosi, insomma, gli aeroporti, gli aerei stessi, i ponti, le strade. Cioè, non sono strade degne non è un'infrastruttura degna del più grande paese del mondo, dell'economia più avanzata del mondo. Ecco, questo un programma di opere pubbliche potrebbe essere una cosa positiva. Chiaramente questo poi si scontra col problema del deficit. C'è già il deficit enorme, se incominci a spendere in opere pubbliche il deficit diventerà ancora più grande. E allora parlavo l'altro giorno, non per fare nomi, ma insomma, parlavo l'altro giorno con Robert Rubin, ex capo del tesoro di Clinton, gli ho fatto la stessa domanda, ho detto secondo te cosa dovrebbe fare? La sua ricetta sarebbe: spendi adesso, però quando spendi prometti che farai delle misure di austerità tra 2 anni, quando l'economia ricomincia a tirare, e le rendi contingenti al ritorno di fiamma dell'economia. Quindi una cosa a 2 tappe, secondo lui. Secondo lui è fattibile, secondo lui è stata fatta in altri tempi. Questo è quello che dovrebbe fare. Quello che faranno, quello che stanno facendo è niente. Non hanno fatto nulla dal punto di vista del governo. Hanno lasciato la Federal Reserve, Ben Bernanke, da soli a combattere la crisi con una leva sola, che è la leva della politica monetaria. E quindi abbiamo visto i tassi di interesse bassissimi, che però hanno fatto poco. Abbiamo visto quest'ultimo intervento stampare 600 miliardi di dollari per comprare beni del tesoro americani, per aumentare la liquidità nel sistema. Quindi tentare di pompare denaro nell'economia nella speranza che invece di tenerselo le aziende e i consumatori lo spendano o lo investano. Finora non ci sono però segni di questo. Bisogna vedere quando il congresso ritorna se tra repubblicani e democratici si mettono d'accordo e fanno qualcosa di più della politica monetaria di Bernanke, che ormai è arrivata alle ultime fasi. Ecco, sullo scenario internazionale, anche se all'interno degli Stati Uniti in questo momento la politica internazionale interessa assai poco, basta guardare i giornali americani, anche quelli più prestigiosi, hanno ridotto notevolmente la copertura dei fatti internazionali, la televisione ancora di più, diciamo, la concentrazione è tutta sulla disoccupazione, sul lavoro, sui problemi interni. Ma c'è questa
guerra delle valute, soprattutto con i cinesi, e l'ultimo G20 in Corea del Sud ha registrato una serie anche qui di ha messo in evidenza una debolezza americana su più fronti, sul fronte delle valute, sul fronte del commercio, perfino, lo raccontavi ieri, la guerra delle bistecche con la Corea. Com'è invece appunto la situazione internazionale? Qual è il problema di non essere più un paese che è in grado di farsi rispettare sulla scena internazionale? Sì, questo è un problema che, al di là del fatto che i media non se ne occupino in America, è un problema che secondo me l'amministrazione e anche tutto sommato il mondo delle banche, della finanza, di cui si preoccupa molto. Il fatto che la crisi e le difficoltà a uscire dalla crisi hanno messo in dubbio il potere americano sul fronte internazionale. Questo G20 che si è appena concluso in Corea ha un po' dimostrato che ci sono situazioni un po' difficili per l'America soprattutto, nel senso che loro erano arrivati con tutti questi piani per tentare di creare un sistema globale per ridurre il deficit ma anche aumentare l'economia, e si sono sentiti dire no, no, no da tutti gli alleati. Alcuni anche l'hanno proprio attaccati, soprattutto i cinesi che si sono stufati di sentirsi dire degli americani che dovevano far rivalutare la moneta, e in pratica il discorso che è stato fatto agli americani è semplicemente dire: ma voi che diritto avete, visto come vi siete comportati nella vostra crisi, che diritto avete di dettare legge a noi quando è chiaro che la nostra economia funziona più della vostra? Ora, è un argomento che non è strettamente vero, nel senso che sono comunque delle differenze enormi tra crisi cinese, ma il fatto, la situazione cinese e la situazione americana, ma il fatto che i cinesi lo possano fare con impunità o pensino che lo possano fare con impunità è un segnale di debolezza della posizione americana. Il fatto che gli alleati europei lo possano fare, il fatto che la Corea, che poteva dare questa piccola vittoria a Obama, si parlava di uno scambio, di un patto sullo scambio del libero commercio, una cosa di cui ce ne sono tante, e la Corea si è impuntata, Mario parlava delle bistecche, la Corea si è impuntata su degli aspetti sanitari, secondo loro, del manzo americano, quindi hanno detto di non fare lo scambio commerciale, il piatto sullo scambio commerciale, perché il manzo americano non era pulito abbastanza. Ecco, questo è un po' un insulto, insomma, visto che gli americani sono tanto anche fieri del loro manzo, delle loro bistecche, insomma è stata una cosa che Obama non si è riuscito nemmeno a portare a casa, una vittoria sulle bistecche. Quindi siamo in una situazione un po' difficile. La crisi o il casus belli qui è il fatto che gli americani, con questa mossa della Fed, stanno abbassando il livello del dollaro, e questo fa innervosire soprattutto i cinesi, ma soprattutto fa innervosire gli altri paesi che contano sulle esportazioni, quindi tutto il sud-est asiatico, il Brasile, che è arrabbiatissimo con l'amministrazione Obama, e un po' anche gli europei, visto che anche gli europei hanno i loro problemi e devono cercare di uscirne con le esportazioni. E quindi la guerra delle monete è qualcosa che secondo me continueremo a leggere, e bisogna vedere come si sviluppa, perché ha portato a un'inimicizia tra gli alleati e gli americani, insomma, che non è abbastanza rara, diciamo.